Restiamo sempre nell'ambito dei prismi a due basi. Andiamo a disegnare adesso un prisma che non ha più come base un quadrilatero, bensì un poligono regolare. Proviamo a disegnare, ad esempio, un prisma con una base pentagonale. Allora, disegniamo il nostro pentagono. Dopodiché andiamo a disegnare la nostra altezza. Quindi questa retta perpendicolare alla mia figura di base in maniera tale da poter identificare il mio punto, che ovviamente sarà il punto dell'altezza. Definiamo l'altezza a 5 centimetri e dopodiché vado a disegnare il mio prisma. Ok, a questo punto vediamo com'è lo sviluppo di questa figura. Lo sviluppo che noi otteniamo se noi andassimo ad aprire questa figura solida sarebbe questo, ovvero il nostro prisma è formato da che cosa? Dalle due superfici di base che sono i due pentagoni e dalla superficie laterale che è la somma di questi cinque rettangoli che insistono ognuno sopra ogni lato del mio pentagono. Guardate il movimento, ad esempio, infatti, del mio solido, del mio sviluppo. Quando si chiude, vedete come i miei rettangoli poi coincidono perfettamente con i lati del pentagono della base superiore. Quando devo andare a fare il calcolo quindi della superficie totale di questo prisma, io cosa dovrò andare a calcolare? Dovrò andare a calcolare la superficie di base, che quindi sarà l'area di questo pentagono, moltiplicarla per 2 oppure sommare le due superfici di base che ovviamente saranno identiche e dopodiché trovarmi la superficie di uno di questi rettangoli che null'altro sarà dato da che cosa? Da questo segmento che null'altro è che la mia altezza del prisma e da questo segmento, quindi del moltiplicare questo segmento per questo, quindi base per altezza, che null'altro sarà che il lato del mio pentagono. A questo punto, una volta che avrò trovato l'area di questo rettangolo, basterà sommarla o moltiplicarla per 5 in maniera tale da ottenere la superficie laterale. Quindi, sommando poi le due superfici di base alle 5 superfici dei rettangoli che insistono sulla faccia laterale, otterrò la superficie totale del mio prisma. Però in questa maniera diventa un pochettino più complicato. Volevo farvi vedere lo sviluppo in una maniera un pochettino più semplice anche alla vista e molto più immediato. Allora, provo a ridisegnare nuovamente il mio poligono regolare, quindi disegno nuovamente, ok, il mio pentagono, dopodiché disegno i rettangoli che costituiscono le facce laterali. Quindi saranno ovviamente 5 rettangoli che io andrò a disegnare in questa maniera. Non cambia assolutamente nulla rispetto a quello che è lo sviluppo indicato nella parte sopra o comunque nella parte laterale. Vedete, io sto disegnando materialmente i cinque rettangoli, però anziché disegnarli a spicchio, materialmente li sto disegnando uno di seguito all'altro. A questo punto vado a disegnare nuovamente il mio pentagono. Che ovviamente in questo momento mi verrà sovrapposto. Ora vediamo di ruotarlo. Ecco fatto, e dopodiché io adesso cerco di nascondervi quel poligono, quel pentagono, in maniera tale che così voi abbiate la visione effettiva del nostro sviluppo. Ecco qui. Lo sviluppo in questa maniera, scusate, si era cancellato. Ok, lo sviluppo in questo modo, vedete che è più semplice alla vista rispetto a questo.
Ma è esattamente la stessa cosa. Come vedete, ho i due pentagoni e ho i cinque rettangoli che costituiscono la mia superficie laterale. A questo punto è più facile a vista capire come io posso materialmente andare a calcolare la superficie laterale. Ho il mio pentagono, la superficie di base sarà sempre l'area del mio pentagono, moltiplicato ovviamente per 2. Questa volta non vado più a fare la somma di ogni rettangolo, ma posso semplicemente andare a calcolare la superficie di questo rettangolo, questo qui grande, che praticamente comprende tutti e cinque i miei rettangoli delle facce laterali. Significa che io cosa dovrò andare a fare per calcolarmi il mio rettangolo, che è sempre base per altezza? Dovrò tenere in considerazione questo segmento che sarà l'altezza del mio prisma e la somma di tutti questi lati che null'altro sono che il perimetro del mio pentagono. Di conseguenza, per poter fare la superficie laterale, io farò il perimetro del pentagono moltiplicato per l'altezza.